Sidis, il piacere di fare la spesa. Pranzi al lavoro? Pranza a Damarbi. Il tuo pranzo gourmet al costo di un panino, a soli 8 euro. Marbi, ex Nunnari. Airs Angel, fidati degli angeli. Martedì e mercoledì sconto del 20% sul colore. Giovedì sconto del 15% sul taglio. Venerdì piega 10 euro. Airs Angel, gli angeli della tua bellezza. Una storia fatta di pane e passione, dal 1939. Ultima settimana della ricetta, ciao a tutti, e non potevo non preparare il flan, grande richiesta, me lo chiedono in tanti dopo che vedono le foto che pubblico su Facebook, quindi cominciamo subito con questo dolce, la cui difficoltà potrebbe essere secondo me la cottura, ma vediamo insieme come si fa. Iniziamo a sciogliere il cioccolato. Acqua a 95 gradi, che vuol dire che l'abbiamo riscaldata e deve essere tolta dal fuoco poco prima dell'ebollizione, quindi non raggiunge 100 gradi. A questo punto dentro quest'acqua sciogliamo a bagnomaria il cioccolato, quindi cioccolato fondente tritato, lo mettiamo in un pentolino leggermente più piccolo, non tanto più piccolo, perché il cioccolato non deve venire a contatto con l'acqua, quindi evitiamo quelle pentole molto grandi. Quindi attraverso il calore che viene da sotto il cioccolato pian piano si scioglie. Il cioccolato è sciolto e cominciamo a montare il burro. Burro morbido, uscitelo dal frigo almeno 2 ore prima. Lo mettiamo possibilmente in planetaria oppure lo frullate con un frullatore. Azioniamo e poi aggiungiamo lo zucchero. Adesso aggiungiamo le uova uno per volta. Facciamo assorbire e poi aggiungiamo pian piano un po' di farina e così fino a finire uova e farina. Aggiungiamo il cioccolato fuso. Iniziamo ad amalgamare il composto. Cioccolato che si è già raffreddato. Un'alternativa, se non volete montare il burro, che senza planetaria è abbastanza difficile, potete sciogliere il burro nel cioccolato fuso e montare le uova con lo zucchero. Ho imburrato degli stampini usa e getta e ricopriamo anche con cacao. Normalmente nelle torte si utilizza la farina, qua utilizziamo il cacao. Spolverizziamo, poi rigiriamo e togliamo l'eccesso negli altri stampini. Perfetto! Mettiamo questa crema, è veramente una crema adesso. Guardate un po' che consistenza. Riempiamo gli stampi fino a 3/4. A questo punto ci sono due possibilità. Potete coprire lo stampino e surgelarlo in modo tale da averlo sempre a disposizione quando avete un ospite o quando vi va dopo cena di gustare questo dolce, oppure cuocerlo immediatamente. Andiamo in forno a 180 gradi, 15 minuti. Il flan è pronto. Sfornatelo, fatelo raffreddare qualche minuto, poi lo capovolgiamo nel piatto da portata. Pronto, perfetto. Spolverizziamo con zucchero a velo.
Potete servirlo, se vi piace, con della panna, con una pallina di gelato, oppure preparate una crema inglese sul fondo o una salsa alla vaniglia. Tutti ottimi abbinamenti. Il nostro flan è pronto. Facciamo la prova del cuore morbido, naturalmente. E voilà. Ecco il cuore morbido di cioccolato. Alla prossima ricetta. Ciao!